Bad Taste. Qual è stata una delle più interessanti interviste che potrete leggere che ho realizzato in quella di Lucca Comics 2019 pochi giorni fa? Beh, direi che una delle più interessanti è stata senza dubbio quella che ho potuto condurre assieme a Marco Bucci, ovvero lo sceneggiatore di Nomen Omen, opera che è disegnata dal suo antico sodale dello studio Dronio, Jacopo Camani. Opera Nomen Omen che è giunta al terzo volumetto. Come sapete, è un'opera cross mediale, cioè, ci sono anche gli spillati che si concentrano su dei personaggi specifici e poi c'è anche un romanzo. Terzo volumetto, i più, quelli che si ricordano meglio le mie recensioni tra di voi, si ricorderanno che quando ho fatto la recensione del secondo volumetto e del secondo spillatino, ero stato piuttosto critico nei confronti di questa serie. Vi avevo detto che aveva un passo narrativo troppo veloce e che la trovavo una serie bulimica, interessantissima ma bulimica, con dentro troppe cose per il suo stesso bene. E questo terzo volumetto è decisamente il più bello dei tre. È senza dubbio un cambio di passo importantissimo. Io non voglio farvi vedere troppo perché ci sono degli spoiler importanti. Se io vi mostrassi questo numero, anche solo mostrandovi delle tavole, vi farei degli spoiler importanti. E ora cercherò di fare quello che posso per evitarli. Ma qualcosina dovrò concedere perché è veramente bellissimo visivamente e quindi qualcosa devo farvi vedere perché se vi faccio vedere qualcosa sono certo che vi verrà voglia di fare un acquisto, però perdonatemi, devo fare una scelta molto oculata. Come vedete la presenza del colore rispetto al bianco e nero di prima è decisamente importante ed è un colore, come dire, diffuso, non posso dirvi perché e non posso farvi vedere la tavola in cui si spiega il perché, però dicevo, questo terzo volumetto è un chiaro segnale di crescita, perché qui arriviamo a una mezza resa dei conti, qui la storia di Becky, la strega la cui magia ha a che fare con la tecnologia delle telecomunicazioni e con l'informatica. Si trova a un bivio importante, l'abbiamo vista nel secondo volume arrivare allo scontro con Taranis, che invece è il portatore di una magia, come sapete, qui la magia è legata fortemente alle storie. Taranis è il portatore ed è il portavoce delle storie di un'epoca antica. E di una magia che non ha nulla a che fare con la scienza e la tecnica, perché lui è un conservatore sostanzialmente, nonché un aspirante tiranno del mondo magico per ora, ma nelle sue volontà del mondo intero. Dicevo, vediamo la fine dello scontro all'inizio di questa storia tra i due, ne vediamo un finale decisamente sorprendente e ne vediamo gli sviluppi. Decisamente appassionanti. C'è tanta azione qui dentro, ci sono tante emozioni, ci sono tante trame, così come è da sempre. Ci sono molti più momenti raccontati bene e con pazienza rispetto a quello che abbiamo visto in tutta la serie fino ad adesso. Marco Bucci mi aveva avvertito durante l'intervista quando gli ho riportato le critiche che avevo da fargli. Guarda che mi diceva il secondo numero era quello che temevo di più e in qualche modo confermava le mie impressioni, anche se ovviamente lui ha un giudizio molto più positivo del mio sul suo stesso lavoro. Però lui mi diceva: io lo temevo il secondo numero perché sapevo di doverci fare stare tante cose in preparazione del terzo. Ne è valsa la pena? Sì, nel senso che questo terzo volumetto è davvero superiore, ce lo si gode molto di più, ha un passo narrativo, come dicevo prima, molto più equilibrato. Il punto qual è? È che ovviamente non si può valutare questo volumetto all'interno di una serie così
ambiziosa, e lo dico nel senso più positivo del termine, da un lato, ma anche no, non si può valutarlo da solo. Se tutto quanto, nomen omen, avesse avuto questo passo narrativo, probabilmente ci troveremmo davvero di fronte a un'opera. Ha un'opera che lascia il segno, ma era importante. E attenzione, non è escluso che questa cosa accada comunque. Il punto è che Nomen Omen, volume 3, è figlio dei primi due. E devo dire che quando mi sono trovato a leggerlo, continuavo a pensare: ok, aspetta un attimo, ma questo personaggio, qual era la sua storia? Aspetta un attimo, ho proprio fatto la fatica di andare a ricostruire le vicende dei singoli personaggi. Ora, ci sta benissimo che questo sia un problema mio perché leggo tantissime pagine ogni settimana e quindi non riesco a tenere a mente le cose. Oppure, all'alba di 37 anni, la mia memoria non è più quella di un tempo. Però io temo, non so, ho appena letto il nono volumetto di Black Science, che non è certamente una storia amichevole con il lettore dal punto di vista della memoria. Eppure, cosa è successo con Black Science? Che nonostante sia una storia complicatissima, anche quella con tanti personaggi, Black Science ha un passo narrativo che lascia che le storie decantino dentro di te, che tu diventi amico dei protagonisti. E qui, più che Becky Setaranis, non si riesce, secondo me, a tenere a mente. Preso in valore assoluto, questo volume 3 è uno spettacolo. Messo all'interno del contesto, mi ha richiesto una fatica a ricostruire le trame, che è proprio quello di cui io vi parlavo nella scorsa videorecensione. Cioè, c'è troppa roba. Allora, facciamo così. Nomen Omen è tanta roba, ok? È tanta, tanta, tanta roba. Questo terzo volumetto in particolare è tanta roba. Meno numericamente che gli altri, qualitativamente molto di più. Ed è qui, caspita, è qui che io temo che quando Nomen Omen sarà finito, io dirò: diamine, poteva essere un capolavoro, e invece. Perché questa è la dimostrazione per me di quello che dicevo dei primi due numeri. Se il passo narrativo, se il ritmo narrativo fosse stato tutto come in questo terzo volumetto, probabilmente io sarei rientrato nel mondo di Nomen Omen al volo, senza nessuna difficoltà. E la mia paura è che quel bravo sceneggiatore, con delle idee spettacolari, che dice delle cose che mi piacciono tantissimo, che è Marco Bucci, quel meraviglioso disegnatore che è Jacopo Camagni, il mio terrore è che abbiano dato vita a qualcosa che avrebbe potuto essere molto di più di quello che è, pur essendo già tanta roba. Perché? Perché questa roba nella prima fase della storia è stata troppa. E io voglio Nomen Omen, ma di 5 numeri per arrivare qui invece che 3. E lo so che è una richiesta egoistica e che magari non è possibile, ma ragazzi, è quello che vorrei, è veramente quello che vorrei. Per tutto il tempo della lettura io sono rimasto a bocca aperta, perché questo numero veramente lascia a bocca aperta. Sentite, devo farvi vedere una cosa, perché voi dovete vedere quanto sono bravi questi ragazzi, e quindi io mi prendo la responsabilità di farvi vedere questa immagine, ok? No, quella verde non voglio che la vediate. Questa immagine, guardate che roba! Nomen Omen è bellissimo, è una meraviglia. Succedono cose spettacolari qui. Questo è veramente uno dei fumetti più appassionanti che potete leggere quest'anno, italiani. Ed è davvero una serie spendibile a livello internazionale. Ed è qualcosa per cui io faccio il tifo. Però penso che per arrivare qui e per arrivare a questo livello di fomentazione, un percorso un po' più lento sarebbe stata una gran cosa, sarebbe stata davvero una gran cosa. Quindi qual è il messaggio fondamentalmente? Il messaggio è: guardate che avete di fronte due autori che hanno l'ambizione di spaccare il mondo, e già questo è qualcosa di importante, perché spacchi il mondo soltanto se hai il desiderio di spaccarlo. Io non lo voglio spaccare, non lo spaccherò mai.
ma spero tanto che loro due lo spacchino. Il punto qual è? Che temo che non lo faranno con quest'opera. Nonostante ci siano delle idee spaccamondo, nonostante ci siano dei contenuti spaccamondo, dei personaggi spaccamondo, dei concetti fondamentalmente da capolavoro, io temo che Nomen Omen si sia un po' attarpato le ali con i suoi primi due capitoli fondamentali. E ovviamente la mia speranza è quella di essere smentito. Questo volumetto è già una parziale smentita. Sicuramente il quarto volume di Nomen Omen mi darà modo di immergermi nel suo mondo, di rituffarmi nel suo mondo più facilmente, proprio in forza della qualità superiore del ritmo narrativo che c'è qui dentro. Marco Bucci è un autore dalle idee complesse, ambiziose e spettacolari, ok? C'è lo spettacolo vero dentro questo volumetto. La speranza di tutti noi autori italiani, soprattutto di tutti noi lettori italiani, soprattutto adesso che Nomen Omen sta per trovare casa alla Image Comics, è che Marco abbia, insieme a Jacopo, con cui penso che collaboreranno ancora a lungo, abbia l'occasione di mettere a posto questa cosa qua, questo difetto qui, che è quello della gestione del passo e del ritmo narrativo. Perché se dovesse farlo, e dovesse farlo in maniera completa, beh ragazzi, chiudete le serrande, chiudete le serrande. Perché forza Nomen Omen negli Stati Uniti, perché se questa serie qua, che secondo me è zoppa in parte, ma che va seguita assolutamente. Dovete prendere Nomen Omen perché siete davanti a degli autori che sono sul limitare della grandezza, non della apprezzabilità, della grandezza, perché loro vogliono essere grandi e io sono convinto che lo diventeranno e lo saranno, in parte già lo sono. Se questa serie resta parzialmente zoppa, beh, io spero che però il pubblico americano l'apprezzi abbastanza da dar loro una seconda occasione, perché questi due ragazzi, che poi tanto ragazzi non sono perché hanno la mia età e qualcosa di più, alla prossima, se mettono a posto quelle due cose che devono mettere a posto, sono veramente ragazzi che hanno la possibilità di fare qualcosa di importantissimo e che lascia il segno. E che chi lo sa potrebbe essere un portabandiera del nostro fumetto al di là dell'oceano in maniera davvero, davvero importante. Io glielo auguro perché le carte in regola ci sono. E perché Nomen Omen 3, che qui vedete con la copertina varianti Olivier Coipel, Olivier Coipel, lasciamo stare, è bellissimo, è proprio bello. È meglio degli altri tre. E degli altri due, scusate. È figlio però purtroppo degli altri due. E quindi questo, dal mio punto di vista, mi ha fatto arrivare qui in una maniera che poteva essere migliore, ma questa serie va seguita, perché se il quarto è meglio di questo e non ho motivo di dubitarne, ragazzi, forse mi ricrederò in maniera completa e forse se i Camagni e Bucci alzano ancora l'asticella, beh, forse allora la grandezza è già qui, è già qui, è già qui, è già qui tra loro, non è più un obiettivo vicino, ma sarà un obiettivo raggiunto, io lo spero tanto. Nomen Omen, volume 3, Bucci, Marco, Camagni, Jacopo. See you! Bad taste!